sorpasso della sessualità non è solamente una faccenda ormonale. La comparsa della sessualità comporta due cose molto importanti: la modificazione del proprio corpo e la modificazione del mondo. Modificazione del proprio corpo significa, questo lo avvertono più le ragazze che i ragazzi, che non so, una bambina che diventa adolescente comincia a guardarsi allo specchio, non sa più che cosa succede al suo corpo, gli nasce il seno, vuole abbigliarsi nelle modalità che ha visto in televisione, secondo i modelli della moda, vuole essere accettata dai suoi amici, e questo corpo continua a trasformarsi. Questa continua trasformazione non è una cosa da niente, perché è una messa in crisi della propria identità. E infatti, siccome le ragazze avvertono questa dimensione più dei maschi, in quell'età di solito le ragazzine sono molto più intelligenti dei maschi, secondo me anche dopo, però non voglio offendere i maschi. La ragazzina, con la comparsa della sessualità, compare anche il ciclo mestruale, e qui dobbiamo intervenire in una dimensione molto importante, messa bene in evidenza da un filosofo, niente po' di meno, che si chiama Schopenhauer, il quale diceva che noi siamo sostanzialmente due cose. Da un lato siamo dei semplici funzionari della specie, la quale per noi prevede che nasciamo, cresciamo, generiamo, moriamo, niente di più e niente di meno. E siccome non ci rassegniamo a questa condizione, allora, col nostro io inventiamo un altro mondo. Io penso, io desidero, io voglio raggiungere questi obiettivi, io voglio arricchire, io voglio raggiungere quella dimensione, quella forma di potere. Questo io, dice Schopenhauer, è pura rappresentazione per evitare di coglierci in quello che noi siamo effettivamente, dal punto di vista della specie, funzionari della specie. Ora, allora, la bambina, quando avverte la ragazzina, quando avverte le mestruazioni, sente che il suo corpo va in una direzione che non è quella del suo io che sta costruendo, ma è un vantaggio per la specie. Non avrà questa concezione schopenhaueriana dell'esistenza, però sente che qualcosa va in una direzione che non è la sua direzione, che non è la direzione del suo io. Di qui i loro turbamenti, di qui le loro angosce, di qui le loro esagerazioni di sofferenze, di qui il loro turbamento. E non so, oggi passa come una cosa naturale, se ne parla, eccetera, ma questo non toglie niente a questo conflitto che c'è in ciascuno di noi tra specie e individuo, un conflitto che dura tutta la vita. Anche i vecchi sono molto arrabbiati di essere vecchi, perché la specie la sentono meglio degli altri, perché sanno che tra un po' dovranno morire. Insomma, non vediamo tutto bello, tutto buono, tutto giusto, no? C'è anche una conflittualità. Platone diceva: l'uomo è un lacerato. Questa lacerazione viene avvertita anche se non saputa. E dove c'è conflitto c'è intelligenza, perché dal conflitto devi uscire. Dicevo prima, le ragazze di solito sono più svegli in quell'età rispetto ai maschi, appunto perché hanno più conflitti. E quando tu hai un conflitto ne cerchi la soluzione, quindi devi attivare l'intelligenza, cosa che di solito accade e talvolta non accade. Ho detto trasformazione del corpo, ma trasformazione del mondo. Perché il mondo comincia ad acquisire delle configurazioni erotiche. Un tramonto, quando il bambino era un bambino, era semplicemente il sole che andava a nanna. Come compare la sessualità, diventa un evento romantico. Anche il mondo cambia. E i bambini vanno in crisi. Crisi è una parola greca che viene dal verbo crino, che vuol dire giudico. In quest'epoca i ragazzi devono fare una trasformazione radicale della loro visione del mondo. Il giudizio che esprimevano su di sé e sul mondo va completamente rielaborato. La sessualità non si aggiunge come un elemento in più alla precedente visione del mondo, ma trasfigura la precedente visione del mondo e chiede una configurazione nuova. Questo è quanto è richiesto. E allora anche in questa fase bisogna stare accanto ai bambini, perché
I cari genitori, poi, che non hanno parlato con i bambini, quando erano bambini, non è che possono inaugurare un dialogo quando i ragazzini sono più interessanti nell'epoca dell'adolescenza. I genitori devono mettersi in mente che le loro parole funzionano presso poco fino a 12, 13, 14 anni. Poi non funzionano più. Non funzionano più. Per cui se il ragazzino non studia, il papà gli dice studia, il papà che non ha mai parlato, non cambia niente, il ragazzo continua a non studiare. Se glielo dice la sua fidanzatina o la sua amica del cuore, magari si comincia a studiare. Questo cosa vuol dire? Che in quell'età succede anche una cessazione dell'amore verticale figlio-genitore, che è un amore incondizionato. Incondizionato vuol dire che l'amore non scaturisce dal fatto che c'è un do o des. I genitori amano i figli in modo incondizionato.